Benvenuti a tutti. Oggi è martedì, 9 agosto 2022. Di seguito l'oroscopo di Paolo Fox. Oroscopo Acquario. Un martedì pieno di sorprese. In vacanza, come questo caldo lascia sperare, o ancora al lavoro, comunque di ottimo umore. A darvi la forza di sopportare le alte temperature e le ubbie del vostro capo, la prospettiva di un buon guadagno che finalizzerete tutto a un bel viaggio e una bella schiera di amici che non vede l'ora di riabbracciarvi, parola del trigono Luna-Giove, entrambi grandi amici del vostro segno. Gli altri vi stimano, a volte vi ammirano, e voi in loro trovate appoggio e consigli illuminanti. Poche parole, oggi non siete chiacchierate. Alle parole preferite le vie di fatto, un aiuto a rimettere in sesto il motore, settore dove siete una frana, o a imbiancare casa, se vi siete cimentati in quest'arte senza neppure sapere dove e come metterci mano. Cervelloni sì, ma senso pratico zero. La solitudine, o la sensazione di essa, avrà un prolungamento, all'orizzonte non si prospettano novità di nessun genere. La condizione di restare soli non è del tutto negativa, potreste riflettere sugli errori passati e sfruttare questo tempo per rigenerarvi e crearvi un'isola felice, un porto sicuro. Se siete disponibili per un'attività autonoma, un lavoro in proprio, la giornata si presta bene ad elaborare i vostri progetti e a concretizzarli. Potreste avere anche degli aiuti da parte di amici o persone disinteressate. Malumore e rabbia potrebbero materializzarsi all'improvviso per il ricevimento di notizie che però, fortunatamente, si dimostreranno o infondate o esagerate. Cercate di raschiare il barile alla ricerca delle vostre energie residue, sul lavoro dovrete impegnarvi al massimo se vorrete rintuzzare gli assalti dei colleghi. Un amico oggi potrebbe deludervi e mostrare di non essere la persona che credevate. Meno tempo al computer e al cellulare gratificherà la vostra vita di emozioni nuove e servirà a non farvi chiudere su voi stessi. Pensate positivo oggi e coltivate rapporti veri. Oggi l'amore vi metterà di fronte ad alcune scelte, sappiate decidere per il meglio non ricorrendo a consigli di persone estranee. Oggi alcuni amici potrebbero prendervi in giro per un vostro difetto. L'occulto e i misteri ti attireranno particolarmente. Stasera, un ariete ti farà divertire. Riceverai dolci dimostrazioni d'affetto. La musica sarà importante per te oggi. Ci sono poche cose da fare e dovrete farle se volete davvero che un problema che vi sta a cuore si risolva nel migliore dei modi. Controlla le scadenze di bollette, conti e documenti. Soldi che vanno e vengono. Un po' di noia in amore. Nel lavoro opportunità da cogliere al volo. Grande sarà la delusione di chi vi ha denigrato fin qui quando si accorgerà dei risultati che otterrete. Ottime soddisfazioni in arrivo. Basta fare esperimenti nelle vostre relazioni personali, potreste incorrere in seri problemi. Cercate di non giocare con i sentimenti, né con i vostri, né con quelli degli altri. In amore qualche malinconico ricordo continua a disturbarvi, ma la situazione è fluida e avete ragione di sperare in nuovi, coinvolgenti incontri. Non spegnete una parte di voi stessi quando andate a lavoro o a scuola, siate voi stessi sempre. Potreste sprecare un mucchio di energie oggi, dietro un progetto che sapete, già dall'inizio, non essere una buona idea. Il segno dell'Acquario è oggi illuminato da transiti in maggioranza positivi. Da Giove a Nettuno, il primo nell'Ariete, il secondo nell'amico buon vicino dei Pesci, quindi da Saturno a Plutone, è tutto un risplendere di favori astrali. Solo la vita familiare può lamentare qualche mancanza e nel rapporto tra i figli o tra sorelle e fratelli, questo per via della contrarietà del team Sole Marte Urano che vi guarda imbronciato dal segno per voi tecnicamente ostile del Leone e del Toro. Le cose vanno meglio, molto meglio. Al lavoro vi aspetta una settimana di fuoco ma non datevi per vinto. Vi aspettano davvero tantissime sorprese. Se qualcuno ha bisogno di un po' di relax quelli siete voi. Anche se è vero che non vi siete troppo impegnati ultimamente, ci sta che abbiate comunque bisogno di ritrovare la pace e l'armonia con voi stessi.
Sarebbe addirittura meglio se non coinvolgeste nessun altro nel vostro momento di serenità, perché questo vi permetterà di pensare senza schemi e senza costrizioni, dunque avrete modo di prendervi un attimo tutto per voi. Luna amica, entusiasta, sincera, grande viaggiatrice in Sagittario, segno focoso in sé stile al vostro. Sareste esattamente come lei, sulla stessa lunghezza d'onda, non fosse che Saturno, morigerato nel segno, vi impone equilibrio e senso della misura. Dunque fate attenzione ad accettare le proposte eccitanti avanzate da amici magari più danarosi di voi, le vostre finanze, infatti, come lamenta Nettuno in seconda casa, non sono all'altezza della vostra situazione. Vietato fare il passo più lungo della gamba. Amore ed Eros. Nonostante il vostro carattere chiuso almeno attualmente, di amici che vi girano attorno ne l'avete parecchi, tutti pronti a stanarvi proponendovi qualcosa, una cenetta, una gita, una piccola follia che vi aiuti a ritrovare il sorriso. Cari Acquario, vi sentite come in trappola e costretti a fare cose che in realtà non vorreste fare. Le cattive notizie non finiscono qui. Purtroppo per voi il prossimo autunno sarà molto faticoso, per cui ora rilassatevi. Qualcuno in grado di farlo di sicuro c'è, ma ha quattro zampe, due simpatici occhi verdi, orecchie sensibilissime e baffi, proprio quello di cui avete bisogno per sopportare la solitudine e quel senso di autoesclusione al quale vi siete condannati da voi stessi, sentendovi diversi, lontano dagli altri, allontanati lo siete davvero. Umore ombroso, con la luna in opposizione. Ma vi consolate facilmente sognando il grande amore. Ciò che è destinato a essere vostro nessuno ve lo toglierà. Rilassatevi. Nuovo giorno in cui l'amore si può scrivere con la A maiuscola. Giove in angolo magnifico esalta i sentimenti vecchi o nuovi, i ritorni di fiamma e le svolte inaspettate. Siete insomma nello stato d'animo migliore per far entrare le emozioni e farvi pervadere da esse, riscaldati dall'abbraccio di Plutone, sempre in scoppiettante buon aspetto per il vostro segno dal limitrofo Capricorno e se appartenete alla terza decade. Lavoro e denaro? Giornata pesante per chi è al lavoro, oltretutto con una remunerazione risicata, ma di questi tempi non si può storcere il naso. Il fatto di avere un'occupazione può già essere considerata una piccola fortuna. Forse la giornata non si aprirà nel migliore dei modi, ma non potete perdere la testa, non trovate qualcosa fuori posto. Cercate di stare più tranquilli, altrimenti gli altri non vi sopporteranno ben volentieri. Un grande classico che la pigra aria estiva può farvi riscoprire, è il colto e poetico Le memorie di Adriano, della Gemelli Marguerite Yourcenar. La fugacità della vita, la sua effimera volatilità, insieme alla bellezza dell'arte, sono tutti temi rappresentati da questa opera dell'autrice francese che mette in luce l'anima dei segni d'aria segreta, nascosta, ma autentica. Benessere. La salute vi anda al piatto e ancora una volta ne avete conferma, se la bilancia segna qualche etto in più non è il caso di preoccuparsi. Il fondo schiena sempre incollato alla sedia per mesi non ha fatto miracoli per la linea, o meglio miracoli al contrario, facendovi prendere anziché perdere qualche chilo come ci si sarebbe aspettati da Saturno Mengherlino nel segno. Data la tua capacità di vedere due lati di tutto, se non di più, oggi ti sentirai un po' estremo. Us alla tua energia per prepararti a esigenze impreviste, fai scorta di cibo fresco e sano. Fai le commissioni che riguardano la tua salute e organizza gli armadietti del bagno. Per lei, le fusa un po' eccessive del vostro gatto vi ricordano che ancora una volta vi siete dimenticati di lasciargli la pappa, eterne distratte con la testa nel sacco. Ma gli volete tanto bene e lui lo sente, perciò vi ha già perdonate. Per lui, tanto stress per le vacanze. Pensare che fra una settimana sarà a Ferragosto e fra due cominceranno già i rientri. Occhio avanti o soltanto invidia, specie se quest'anno per ragioni personali o familiari non vi potete muovere. Ai posteri l'ardua sentenza. Barometro dell'umore, sereno. Pagellina del giorno. Sentimenti, 7. Attività, 7. Finanze, 6. Benessere, 6. Grazie per aver guardato il video. Spero di vederti presto.